Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Benvenuti in questo video che può sembrarvi insolito perché ho una canottiera di Dragon Ball, perché sono in palestra e perché sul mio canale almeno non siete abituati a vedere queste cose. Ma vi posso assicurare che anche se, insomma, non si direbbe, sono un appassionato dell'allenamento, della palestra e da qualche settimana, da qualche mese, mi faccio seguire anche da un coach, un professionista, uno... Coach, venga direttamente. Un saluto al buon Christian. Ciao mio caro, come stai? Alla grande. E loro sono curiosi di sapere una cosa. Ho margini di miglioramento? Allora, in questo periodo posso dire che sei migliorato molto. Sia di costanza che di testa, perché comunque di testa all'inizio non c'era seriamente. La costanza, però in quest'ultimo periodo, dopo che sei tornato alle ragazze, che hai fatto... Ma quello che voglio dirvi io, a voi e a te, è che in descrizione vi lascio il suo Instagram e soprattutto il suo canale YouTube, perché se oggi noi siamo insieme qui per questo video è perché sul suo canale è uscito un video che dovete vedere. Mettete in pausa questo e volate sul suo canale, perché che cosa abbiamo fatto? Perché l'inizio di tutto quello che vedete qui è nato nel mio canale con una challenge che è detta la Dragon Ball Challenge, con un po' di domande sui quiz di quanto ne sai di Dragon Ball. Non diciamo com'è finita. Esatto. Perché però? Perché poi chi ha perso, comunque chi ha fatto un qualcosa di particolare, insomma, in base alle domande che abbiamo indovinato e quelle che abbiamo sbagliato, ci si è costruito un workout per oggi. Quindi in questo video ci alleneremo entrambi. Per favore, cameraman, riprenda la differenza fisica tra noi due, che credo sia abissale, almeno in teoria. Poi vedremo come andrà. Secondo me la differenza sta solo nell'altezza, perché io ti guardo dal basso verso l'alto. Cioè, quindi lui non si rende conto del fisico che ha. È importante questa cosa. E io mi sento un nano in tutto ciò, però. Che meraviglioso. L'umiltà, comunque, ragazzi, è bella. Detto questo, in bocca al lupo. Buona fortuna. Ne vedremo delle belle. Vediamo come andrà, ovviamente, nei commenti. Fateci sapere se volete altri video a tema, altri video del genere. Ma intanto godetevi lo spettacolo, sperando che sia un qualcosa di bello da vedere. Io dico che lui morirà. Poi vedremo quello che succede dopo. Lui a telecamere spente ha pronosticato che sbratterò. Vediamo se succede. Qualcosa di positivo in tutto questo. Sappiamo tutti che non sopravviverò, ma se dovessi sopravvivere avrò le gambe di un calciatore. Di quelli però... No, calciatore così, calciatore... Ciao. Come è così veloce? Cioè, secondo me non è legale come cosa, ragazzi. Io commenterei il video con hashtag ti fai di steroidi. È l'unica spiegazione. Ecco, farlo ridere può essere una tattica. Confermo, se aveste dubbi, non stiamo velocizzando il video, è tutto live, vi fa questa velocità. Due minuti di wall sit. Io se resisto 20 secondi è tanto. Vai in posizione, portate piedi avanti, vieni, scendi a 90 gradi, qua, vai che spingo la sua stella, fuori. E sto già stanco. Buona fortuna. Ah.
Io ne tiro due, però tre sarà difficilissimo. Un minuto adesso. Questo fallito, ragazzi, ma c'è un cauto da fare, quindi amor proprio. Ma voglio vedere se tu ne fai tre dopo, eh. Ah, ragazzi, lo sapevo, ma il fallimento non è un fallimento, perché non fallisce chi cade, fallisce chi cade e non si rialza. Ma in tutto ciò è comunque una challenge. La challenge consiste in tu fai due minuti, quindi rimetti della, vai. Ma no. Eh sì. Oh, ho sbagliato, cioè, ho fallito l'esercizio, ci no. può stare. No, no, la challenge lo devi finire. Si è ribaltata la situazione. Prego. Siamo passati da 2 minuti repulsi a 3 minuti. La cosa più brutta al mondo. Quando l'importante non è vincere ma umiliare l'avversario. Signori, non devo mollare ma sarà difficile. Dai che sei a metà, dai! E olè! È morto! Signori, 50 squat jump dopo 2 minuti detuzia qua pelata. Sto a morire. Ma lo sapevamo. Quando sono usciti 50 squat jump, entrambi pensavamo che non ce l'avrei fatta. Eppure. Non è umano. Fortunatamente ho finito gambe. Adesso c'è addome e non mi piace. Penso sia il primo che finisca il primo colpo? Questo è stato facile, dai. Sì, però era tanto che non avevo addome ed ero preoccupato. Non ho risposto bene. Io dico sempre mani avanti, però. Esatto. E comunque, merito suo, che mi allena sempre, bene l'addome, i muscoli hanno memoria. E quindi va bene così. Maestro, andiamo. Io ho l'ultimo esercizio, per mia fortuna, questa tortura tra parentesi per me finisce. E lui invece ne ha ancora altri due, quindi. Ci siamo, ultimo esercizio, finalmente mi sono tolto questo pensiero. La parte più brutta, 40 squat jump dopo tutto il resto delle gambe che ho fatto, ancora ho i costumi dal wall sit dei 3 minuti, però veloci, unbroken, senza problemi. Andiamo. Comunque amo la gente che pensa che passando velocemente davanti alla telecamera cambi qualcosa.
finito, io ho le ultime due cose che sono dagliamo un push up e poi fallo, perché non fai il push up, io sono uccelli senza zucchero. Ma perché questa frase ogni volta? Perché so cazzi amari ma voglio essere educato. Sto trovando dentro di me l'energia necessaria per il Diamond Push Up. Fosse uno, dimmi. Per i Diamond Push Up. Porco tutto. Ma è necessario? Ma devi. Dimmi come, eh? Questo. Ok, via. Anche io sono arrivato al mio ultimo esercizio, soffrendo in parte all'inizio, resistendo poi, non mollando mai. Ebbene, adesso mi farò male. Adesso mi farò veramente male. Non so manco come salire. Ok, fermo con i piedi e vieni con le mani. Vieni dietro le mani. Attenzione! Molla a metà! Molla 15! Ragazzi, qua mi faccio male! Non avendo ancora troppa proprietà per questo esercizio, qua mi faccio male! Proprietà soprattutto! Proprietà, proprio controllo! Ma complimenti, boss! Ha dimostrato di essere migliore anche oggi! La challenge è finita! Il nostro Federico va accusato! L'ho accusato tanto! Allora, lui è il mio coach reale, glielo sto chiedendo off camera! Come sono andato, coach? No, devo dire che è andato molto bene! Pensavo, come ho detto nel suo video, che sarebbe sbrattato! Però, oh! Sei riuscito a resistere, ha fatto tutto quanto di seguito, tranne col sit che è l'ultimo esercizio che era la morte per lui. Sì, poca pratica. Però, diciamo che tutto sommato posso dire che mi sono divertito. A nome suo vi chiedo di lasciare un mi piace a questo video. Quanti like? Noi li chiediamo voi, fate voi proprio. Divertitevi, fateci sapere se vi è piaciuta l'idea, questo tipo di collaborazione, perché ritornerà anche in futuro. Mi raccomando, iscrivetevi al suo canale, se siete qui grazie al mio swipe up, perché è forte, 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 fatevi allenare da lui, pagatelo, mi raccomando, perché è importante anche quello, bisogna arrivare a fine mese. Un bacione, ciao ragazzi! Al prossimo video!